In città c'è un dibattito, Sarri sì, Sarri no. Secondo lei quale sarebbe la soluzione migliore? Sarri deve restare? Ma io posso parlare da tifoso, poi la scelta spetta a Sarri innanzitutto e alla società. Da tifoso io mi auguro che Sarri possa restare perché ha dato alla squadra un grande calcio, ha dato l'anima, corpo, è entrato profondamente nel cuore della città e dei tifosi. E poi mi piace molto quella sua frase che caratterizza anche il mio modo in altro contesto di fare politica, che l'assalto al potere del sistema è quella sete di giustizia che a Napoli è sempre più forte, che noi anche rappresentiamo in politica. Quindi insomma mi pare veramente la persona giusta per Napoli, Sarri, però vediamo che cosa accade, io mi auguro davvero che possa restare. Sindaco, se non così, come si vince lo scudetto? Guardate, quest'anno noi ci credevamo, era l'anno secondo me giusto, ma si respirava l'atmosfera già dal precampionato. L'anno prossimo sarà più difficile. Innanzitutto dobbiamo capire se rimane Sarri. In secondo luogo dobbiamo capire chi rimane di questa squadra così forte e chi va via, che acquisti ci saranno, e preoccupa perché l'anno prossimo immagino che non ci sarà solo la Juve, da quello che si vede abbiamo Lazio, Roma, Milan, Inter. Insomma, secondo me l'anno prossimo per il Napoli sarà più difficile, non sarà più facile. Perciò quest'anno bisognava concentrare meglio le forze, rafforzarle. Gennaio doveva essere un mese importante per rafforzare a mio avviso la squadra, si sentiva che era l'anno giusto, il Napoli giocava un grande calcio, poi ci si è messo anche l'arbitraggio di Inter Juve, che chiaramente è la mia opinione che non è stato un arbitraggio all'altezza, però visto che abbiamo detto tante cose in questi tempi, con tutte le attenuanti, la stanchezza psicofisica, la rosa scarsa che abbiamo detto, a Firenze non si doveva mollare. Questo è il mio pensiero, nonostante quello che è accaduto quella sera e quella notte di profondamente ingiusto, che ha ferito e ci ha fatto star male, le grandi squadre non mollano mai, quindi questo è l'unico elemento che vorrei sottolineare, nella speranza che l'anno prossimo non si molli davvero mai, anche quando pensi che è finita, devi pensare sempre che nulla è impossibile se ci credi. Forse per la prima volta con il presidente De Laurentiis sul fatto di De Laurentiis andiamo sempre non d'accordo, io sono una persona coerente, il mio pensiero è sempre lo stesso, quindi quando c'è una cosa che non mi convince la dico, ho grande rispetto io a differenza di altri, sempre per tutti, certe volte mi convincono anche che le loro opinioni possono essere più convincenti rispetto alle mie, ma se io invece sono convinto che altri hanno torto, non ho timore riverenziale nei confronti di nessuno. Questo vale per il Presidente del Consiglio, come il Presidente del Napoli, come il Presidente della Regione, come per qualsiasi cittadino. Noi siamo persone autonome nel pensiero, nella libertà e nelle cose che diciamo. Io mi auguro che con tutti si possa avere un rapporto corretto e non ascoltare certe volte delle cose che sono inascoltabili. Sì, sulla facciata di Palazzo San Giacomo, c'è scritto no al debito ingiusto. Possiamo dire che anche quest'anno è stato uno scudetto ingiusto? Ma no, allo scudetto. La ribalto. Io credo che abbiamo vinto lo scudetto dell'onestà e lo scudetto del miglior gioco in campo. Quindi poi il resto di Napoli ha tante ingiustizie, qualcuno confonde con lamentele, ma non sono lamentele, anzi, proprio perché noi in questi 7 anni abbiamo scalato una vetta impensabile, siamo primi per turismo e cultura, primo per talento giovanile, primo anche per lotta alla corruzione e alle mafie, da questo punto di vista abbiamo tutti i requisiti per poter dire no alle ingiustizie, le ingiustizie innanzitutto economiche, finanziarie, politiche, istituzionali e quando capita anche quelle sportive e quelle calcistiche, mai in un'ottica violenta, mai in un'ottica di lamentela, ma semplicemente di poter avere le pari condizioni rispetto a tutti.